Buongiorno a tutti. Adesso vediamo la regola per fare la divisione di due polinomi. Dobbiamo dividere questi due polinomi e per avere un'idea migliore di cosa stiamo per fare, facciamo un confronto con ciò che facciamo con i numeri. Quando facciamo la divisione tra numeri, se noi facciamo 175 diviso 3, adesso qui faremo in modo simile. Allora, dobbiamo guardare quante volte va il 3 nel 17. 5 volte, 5 per 3 fa 15. E noi facciamo 17 meno 15, che fa 2, e riportiamo giù il 5. Quante volte il 3 va nel 25? 8 volte. 3 per 8 fa 24. 25 meno 24 fa 1. E basta, abbiamo finito le cifre, quindi abbiamo ottenuto che 175 diviso 3 è 58 con il resto di 1. E questo significa anche che 175 è 3 per 58 più 1 più il resto. E adesso facciamo in modo simile con i polinomi. Allora, in questo primo polinomio dobbiamo mettere tutte le potenze, anche quelle mancanti. Come vedete qui c'è x alla terza, x alla prima, manca x alla seconda, quindi dobbiamo aggiungerlo. Quindi qui è la terza, lo aggiungiamo qui, più 0x alla seconda. Bene, adesso possiamo iniziare. Dobbiamo dividere questo monomio con questo. 4x alla terza diviso 2x al quadrato. 4 diviso 2 fa 2, x alla terza diviso x alla seconda fa x. Adesso moltiplichiamo. 2x per 2x al quadrato fa 4x alla terza. 2x per meno 3x fa meno 6x al quadrato. E 2x per 5 fa più 10 x. E adesso cosa dobbiamo fare, come nell'esempio di prima? Dobbiamo fare questo polinomio meno questo polinomio. E un modo equivalente di dirlo è che cambiamo il segno di questo secondo polinomio e sommiamo, è la stessa cosa. Quindi questo più 4x alla terza diventa meno 4x alla terza, questo diventa più 6x al quadrato, questo diventa meno 10x. E adesso sommiamo 4x alla terza meno 4x alla terza va via come deve essere, se no abbiamo sbagliato qualcosa. 0x al quadrato più 6x al quadrato fa 6x al quadrato, anche per quello abbiamo dovuto aggiungere questo 0 per x alla seconda, per avere tutto in ordine le colonne. 5x meno 10x fa meno 5x e poi abbiamo ancora questo meno 2 che è qui da solo. Allora, adesso ripetiamo, 6x al quadrato diviso 2x al quadrato, 6 diviso 2 fa 3, allora, più 3 e basta, perché x al quadrato diviso x al quadrato fa 1. Di nuovo, 3 per 2x al quadrato fa 6x al quadrato, 3 per meno 3x fa meno 9x, 3 per 5 fa 15. E di nuovo questo meno questo, quindi cambiamo i segni qua. E poi, dopo aver cambiato i segni, sommeremo. Allora, 6x al quadrato meno 6x al quadrato va via come deve essere. Meno 5x più 9x è 4x. Meno 2 meno 15 fa meno 17. Ok, adesso finisce qua perché se no, se dovessimo andare avanti, insomma, dovremmo fare 4x diviso 2x al quadrato, ma abbiamo x diviso x al quadrato, non lo facciamo. Cioè si ferma qui l'algoritmo quando la potenza di x qua è inferiore alla potenza di x qua. Allora, abbiamo ottenuto un quoziente e un resto. Come l'esempio prima con i numeri, significa che il nostro polinomio iniziale è uguale a questo, 2x al quadrato meno 3x più 5, per 2x più 3, più il resto, 4x meno 17.
Per favore, mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.